La più cordiale buona serata agli amici del basket collegati con il Pallaravizza di Pavia. Da Paolo Rappoccio vi giunga la più cordiale buona serata. Decima giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Vinteras Omnia Basket Pavia che ospita la Mami Oleggio. Vinteras con 6 punti in classifica, reduce dal primo successo esterno in questo campionato con la vittoria 81-88 in quel di Domodossola. Seconda vittoria in fila per la truppa di Pat Baldiraghi. Oleggio invece che precede i pavesi di due lunghezze, quindi con 8 punti, 4 vinte e 5 perse finora. Reduce la sconfitta interna 72-78 con Montecatini. Arbitreranno i signori Semenzato di Mirano, provincia di Venezia, e Pietro Bondi, Roncade, provincia di Treviso, quindi coppia veneta. Pavia che insegue ovviamente il Tris. Due domeniche fa, partita dentro fuori con Cecina, abbiamo parlato di un Tris di partita assolutamente da non sbagliare. Se Pavia avesse voluto in qualche modo rimanere in contatto con il treno playoff, e Pavia ha vinto le prime due partite, ora è necessario completare questo percorso netto, questo miniciclo, per appunto rimanere ancora attaccati alla zona importante della classifica. I playoff sono attualmente a quota 10 in classifica. Pavia ha un paio di problemi di infortunio, ancora fuori il capitan Fabio Di Bella che non ha recuperato dallo stiramento al polpaccio. In settimana, in particolare nell'allenamento di venerdì sera, poi problemi anche per Daniele Emanuelli che ha sentito tirare la coscia, poi è stato tenuto precauzionalmente a riposo, ieri non si è allenato e oggi vediamo se sarà inserito nel primo quintetto. Sono pregati di avvicinarsi alle transenne. Oleggio che arriva in via Treves aggrappata al suo totem, quella Andrea Pilotti, 38enne che sta vivendo davvero una seconda giovinezza, e dopo la promozione con percorso netto a Vigevano si è accasato in estate ad Oleggio e sta viaggiando con quasi 21 punti a partita in questo torneo ed è sicuramente il go-to guy della formazione piemontese allenata da Pietro Ponzelletti, che ha chiuso come giocatore e poi è stato promosso. L'anno scorso era vice di Franco Passera, quest'anno è diventato head coach della Magic Basket. Abbiamo un ex di serata, visto che Alessandro Spatti, l'ala forte pavese, è reduce da un biennio ad Oleggio. Diamo particolare effervescenza, in effetti in questa partita è previsto il teddy bear toss, cioè il lancio dei peluche. Al primo canestro segnato ci sarà questa pioggia di peluche in campo, peluche che saranno poi raccolti e devoluti da una delegazione della Omnia Basket Pavia al reparto di pediatria dell'ospedale San Matteo di Pavia. Tutto pronto, bambini ovviamente eccitatissimi, buona la cornice di pubblico, ancora una volta il pubblico pavese ha risposto presente. Ora tutto pronto, vediamo quelli che saranno le scelte iniziali. Manuelli è regolarmente nei primi 5, quindi Baldiraghi riproporrà il quintetto con Mascherpa, Manuelli, Benedusi, Spatti e Iannilli. Per quanto riguarda gli ospiti, il quintetto con cui coach Remonti è solito partire è rappresentato da Valentini nello spot di playmaker, da Hidalgo, da Piotti come numero 4, da Gallazzi come numero 3 e come centro il lunghissimo Bertocchi. In effetti confermate le scelte dei due allenatori che non hanno cambiato quelle che sono abitudini consolidate. Tutto pronto, sarà ovviamente una partenza in due atti, visto che al primo canestro ci sarà la pioggia di peluche. I bambini sono tutti a bordo campo, pronti a lanciare i loro giocattoli. Spatti Bertocchi per il salto a due. Pavia che controlla il primo possesso, palla nelle mani di Giulio Mascherpa che, complice l'assenza di Di Bella, è partito in
queste ultime gare da playmaker. Ora Iannilli che si muove sul perno, c'è il raddoppio della difesa di Oleggio che va a recuperare, a toccare per la verità il primo pallone. 10 secondi per chiudere il possesso offensivo per Pavia, con rimessa in zona d'attacco, va a occuparsene Benedusio, ora serve un'esecuzione rapida, palla nelle mani di Mascherpa, 8 secondi, marcato da Hidalgo, prende il blocco centrale di Iannilli, si butta dentro, scarica, arriva la prima palla persa per la Vinteras. 9.36 quindi. Oleggio che può ripartire, Benedusi ad occuparsi di Gallazzi, Mascherpa andrà in marcatura sul playmaker del 1997, Valentini, figlio d'arte, palla per Bertocchi che va a avvicinarsi a canestro, a sbagliare il semigancio destro. Pavia che può ripartire con Mascherpa, va da Iannilli, marcato da Pilotti, pronto il raddoppio, ora c'è lo scarico per Manuelli che si muove in palleggio, palla nelle mani di Spatti, Pavia che sta faticando con la difesa ospite che cambia, Spatti che mette corto il tiro da due punti, Pilotti che controlla il rimbalzo, Hidalgo che può ripartire, il giocatore di origine dominicana, Valentini per Hidalgo marcato da Manuelli, l'uscita di Gallazzi, c'è il cambio difensivo, c'è la violazione di passi fischiata a Gallazzi, quindi primo minuto e spicci di gioco che sono andati in archivio, ancora senza che sia sbloccato il punteggio, ovviamente i bambini che attendono con trepidazione. Manuelli con palla in mano per Iannilli, molto fuori, Spatti con spazio, va a incunearsi, va a forzare e c'è il fallo fischiato al numero 17, fallo di Bertocchi, quindi due tiri liberi a disposizione di Alessandro Spatti. Ora vediamo se i bambini lanceranno il peluche anche nel caso di realizzazione a cronometro fermo. Per la verità Alessandro Spatti non è propriamente una garanzia in lunetta, infatti il lungo bresciano sta viaggiando con il 47% dalla linea della carità, va a realizzare il primo e pioggia di peluche. E ovviamente quindi adesso ci ne approfitteremo per una breve sosta, bisogna che rapidamente venga sgombrato il paralavizza. Ringraziamo il pubblico che ha lanciato i peluche. Peluche verranno regalati dai ragazzi della Winteras Basket Pavia al reparto di pediatria dell'ospedale San Matteo. Vuole giocare? Un po' presto. I bambini sono stati rapidissimi, paralavizza ripulito a tempo di record e Alessandro Spatti pronto ad andare con la secondo tentativo dalla linea della carità, quasi tutto pronto per riprendere, sono gli ultimi ritardatari che sono Italia. Grazie, nella rete palazzetto, non so, palatreve, però tutto pronto per riprendere, quindi con tabellone che si è mosso grazie alla prima realizzazione di Alessandro Spatti a cronometro fermo, vediamo, è un'eternità. Spatti che sbaglia il secondo, Iannilli che tocca ma non riesce a controllare, quindi ora la vera partita può cominciare. Spatti che in difesa è in marcatura faccia a faccia sul pericolo numero 1, Andrea Pilotti, che ora va a bloccare per Gallazzi, fuori per Hidalgo che si muove in palleggio, attacca Emanuelli, la virata,
cerca un pallone problematico e viene controllato da Valentini, che una mezza idea di buttarsi dentro, poi ribalta per Gallazzi, una finta che manda al bar Benedusi. È morbida l'esecuzione del esterno cresciuto a busto ed è il primo vantaggio ospite, uno per chi attacca, due per chi difende. Ma Scherpa che va in penetrazione, scarico per Manuelli che vuole andare ad attivare i collegamenti col pitturato con Iannilli, che si appoggia al cristallo e va a realizzare il suo primo canestro dal campo. È chiaro che Iannilli deve sfruttare la classe nei pressi del cristallo e la fisicità nel momento in cui viene accoppiato difensivamente a Pilotti. Hidalgo va fino in fondo in sottomano e va a realizzare un ottimo canestro. Sappiamo, giocatore estroso di classe 94, viaggia ad oltre 12 punti in campionato. Benedusi con palla in mano, a mezzo di attaccare, va da Iannilli che si prende una soluzione piuttosto inedita da due punti, la va a sbagliare. Piuttosto raro che il pivot romano prenda queste soluzioni. Pilotti che mette palla per terra, batte spatti, e il numero 3 Pavese che va a spendere il proprio primo fallo. Valentini ad occuparsi della rimessa, però nelle mani di Sciacchi Hidalgo che va da Pilotti, spalla canestro, il classico movimento di Pilotti che trova una magia, un gran canestro di Pilotti. Oleggio avanti 6-3, 6-52 da bruciare in questo primo periodo di gioco. Benedusi per Emanuelli che taglia ricciolo, scarica per Spatti, morbida l'esecuzione del lungo di Gavardo. Vinteras che accorcia la forbice, 5 per chi si difende, 6 per chi attacca, 6-36 da completare in questo primo periodo di gioco. Palla nelle mani di Gallazzi, fuori da Valentini, Gallazzi che va sui blocchi, c'è il cambio di difesa, Pavesi si trova accoppiato a Spatti, una finta, va a sparare da due punti sbagliando, rimbalzo controllato da Manuelli, vediamo se Pavia cercherà di andare in transizione, classica avventura al ferro di Mascherpa che poi torna da Iannilli che va da Spatti che può attaccare Pilotti, scarica poi un buon extra pass per Iannilli che lavora in area per Mascherpa che da tre punti va a realizzare ed è sorpasso Pavia. Avanti la Vinteras 8-6 con la prima tripla a bersaglio per Giulio Mascherpa. Hidalgo per Pilotti, il consegnato ancora per Hidalgo. Bertocchi molto fuori, viene abbastanza battezzato dalla difesa Pavese. Ora Pilotti che spara una tripla che gira sul ferro ed esce, ma Iannilli non riesce a controllare il rimbalzo difensivo, quindi palla persa a Pavese e rimessa in zona d'attacco per gli Sharks. Valentini per Gallazzi che va a sparare due punti, sbaglia, rimbalzo controllato nel mischione da Bertocchi, c'è la stoppata di Iannilli. Benedusi che può ripartire, va da Spatti che prende posizione, lavora in palleggio, fuori da Iannilli che potrebbe attaccare Bertocchi, va fino in fondo e va col sottomano reverso a sbagliare, ora prova a tenere vivo, invece c'è il 2 contro 1 di Oleggio che va fino in fondo, ma Scherpa che va a spendere il fallo sulla percussione di Valentini. 5 minuti e 10 da giocare in questo primo quarto, c'è il minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi che vuol parlarci su, approccio piuttosto soft di Pavia che ha lasciato un paio di occasioni per strada. Diamo un'occhiata ai tabellini individuali per la Vintera, sono 2 di Iannilli, 3 di Spatti, 3 di Mascherpa. Per quanto riguarda invece Oleggio sono 2 di Hidalgo, 2 di Bertocchi, 2 di Gallazzi e in un pararavizza che si è fatto improvvisamente silente si ascoltano facilmente le urla di Baldiraghi, quindi time out sicuramente infuocato del coach Pavese che non ha gradito l'atmosfera festaiola, perché al di là del lancio degli orsacchiotti Pavia questa partita deve portarla a casa ad ogni costo e è importante che i giocatori siano settati fin da subito perché il pubblico è qua per divertirsi, ma i giocatori devono davvero portare a casa ad ogni costo questa partita e quindi sono partiti i richiami molto decisi del coach Pavese.
Gli utili liberi a disposizione di Luca Valentini, giocatore che malgrado la giovane età comunque maturato una discreta esperienza in questi ultimi anni giocando diversi campionati senior, sta viaggiando a 13 punti in oltre 32 minuti di utilizzo medio. 1-2 per Valentini, poi via avanti 8-7 e va a scollinare Giulio Mascherpa, supera la metà linea di metà campo a scollinare il primo intermedio, quindi 5 giocate in questo primo quarto. Iannilli con palla in mano, c'è l'uscita di Manuelli, su cui lavora Valentini. Manuelli che sfrutta bene andando con il canestro dopo il palleggio, sfrutta bene il blocco importante di Iannilli. Primi due per Daniele Manuelli, giocatore di fiducia di Pat Baldiraghi. Hidalgo che spaventato la chiusura difensiva di Iannilli va a perdere palla, Mascherpa si fa tutto il campo, poi affida Spatti che però va con il sottomano reverse, però va a schiantarsi contro il ferro consentendo agli ospiti una comoda transizione. Bertocchi che va a sbagliare, Remonti che chiede forse un contatto falloso di Spatti, Mascherpa con palla in mano, Spatti aperto da tre punti, invece palleggia e va da due punti, va a realizzare per Alessandro Spatti, sono 5 punti, 12-7 il vantaggio interno. Sono 4 minuti sul cronometro di via Treves. Valentini spalla a canestro, affida un buon pallone per il rimorchio di Pilotti che subisce il contatto falloso di Iannilli e ci sono subito storie tese fra i due veterani. Pilotti 38enne, Andrea Iannilli 34enne. Secondo fallo per Iannilli, cambio chiamato fuori Spatti, dentro Angelo Guaccio. Fallo di Spatti. Fallo infatti è fischiato a Spatti, non a Iannilli, infatti viene cambiato immediatamente da Baldiraghi. E il secondo fallo per Alessandro Spatti. Conciliabolo fra signor in grigio e i due allenatori che vengono chiamati al centro del campo. Andrea Pilotti è pronto a schierarsi in lunetta. Pilotti che sta viaggiando in questo campionato con cifre assolutamente sontuose, abbiamo detto è il top score della stagione col 63% da 2, il 42% da 3 e ovviamente come puntualmente succede in questi casi gliel'abbiamo involontariamente gufata visto che prima di questo errore viaggiava con il 90% a cronometro fermo. 1-2 per Pilotti, 12-8 il vantaggio interno, 3-53 da perfezionare in questo primo quarto. Manuelli con palla in mano, va su di lui aggressivo Valentini, palla che arriva nei pressi del pitturato, Iannilli con una finta, c'è il raddoppio della difesa di casa, Pavia che deve essere però più rapida nella circolazione di palla, Benedusi che sbaglia, c'è il rimbalzo di Iannilli, c'è il tocco di Pilotti. Oleggio sta chiaramente andando a raddoppiare sistematicamente nel momento in cui la palla arriva nei pressi del pitturato, quindi nei pressi di Iannilli. Pavia deve far uscire palla con maggiore rapidità e trovare tiri aperti, cosa che finora non è ancora riuscito alla truppa di Baldiraghi in questo incipit di gara. Rimessa in zona d'attacco per la Vintra, se ne occupa Benedusi. Guaccio che prova a tagliare è contenuto dal numero 18 Ponzelletti, guardia davvero extra fisicata. La Scherpa con palla in mano per Manuelli, si va da Iannilli, 5 secondi per chiudere, Iannilli si prende un tiro da due punti e va a realizzare. 14-8 per avanti la Vinteras, 3 da giocare, quarto punto per Andrea Iannilli. Hidalgo con palla in mano, ora c'è un mismatch difensivo con Manuelli sulle piste di Pilotti, rimbalzo catturato da Mascherpa, Iannilli una mezz'idea di sparare a tre punti, invece torna Mascherpa per Iannilli, sarebbe Guaccio con una posizione profonda in area, non vi è servito, si torna da Iannilli che ora prova a ribaltare, palla toccata da Pilotti, ora controllata da Mascherpa che spara in faccia a Pilotti, rimbalzo offensivo ancora una volta calamitato da Andrea Iannilli che va a prendersi un contatto falloso, fallo di Gallassi, non buono il canestro per il lungo cresciuto alla Stella Azzurra Roma, fallo di Gallassi. Ora c'è il minuto di sospensione chiamato da Paolo Remonti, 14-8, andiamo a dare un'occhiata
quelle che sono le cifre complessive. Pavia sta tirando 5-10 da 2, 1-2 da 3. Sono 5 i sono 6 rimbalzi con 2 rimbalzi offensivi. Quanto riguarda invece Oleggio, 5 rimbalzi complessivi, 3-8 da 2, 0-1 da 3 per la truppa piemontese. Ringraziamo le ragazze, ci vediamo sulla giuria, gruppo Grescia. Tribunetta pavese che si fa sentire. Pavia pronta a riprendere in zona d'attacco, ma scherpa per Guaccio, è zona 2-3 chiamata da Remonti all'uscita del time out, vediamo se poi ci sono degli adattamenti. Ma scherpa che penetra, c'è il fallo fischiato a Shaq Hidalgo. Altro cambio chiamato da Remonti, fuori Hidalgo, dentro il numero 10 Parravicini, altro giovanissimo playmaker del 2001 che comunque sta trovando buon minutaggio, gioca 15 minuti a partita in questo avvio di campionato. Iannilli con palla in mano, scarica per Guaccio, ribalta per Mascherpa, tiro in angolo per Benedusi con una finta, si butta dentro, va a tirare da due, sbaglia, rimbalzo controllato con qualche difficoltà da Ponzelletti. Valentini contenuto sul palleggio da Guaccio e ora Ponzelletti aperto da tre punti, sbaglia, rimbalzo comodo, solo maglia bianca, rimbalzo controllato da Nicolò Benedusi. Pavia che può ripartire, vediamo se riuscirà ad attaccare con maggiore fluidità la zona, ora però difesa che torna individuale. Iannilli che va a muoversi sul perno, va a sbagliare dopo che Pilotti era finito per le terre, inusuale questo errore del centro romano. 1.40 da giocare, 14-8 il vantaggio per Pavia, Ponzelletti che rinuncia a un tiro a tre punti, va a consegnare palla a Valentini, Manuelli che prova ad andare a difendere d'anticipo su Pilotti e va a spendere il proprio primo fallo. Cambio, doppio cambio chiamato da Baldiraghi, dentro Pippo Fazioli per Manuelli, dentro anche Riccardo Crespi per Andrea Iannilli, quindi 1 minuto e 30 di fiato per Iannilli che va in panchina con 4 punti e 2 rimbalzi, un assist. Cambio anche per Oleggio, fuori Pilotti, dentro Bertocchi. Valentini alla rimessa, si muove Ponzelletti, c'è la difesa anticipo di Guaccio che poi va per le terre e Ponzelletti ha aperto da 3 punti. La penetrazione con la stoppata fallosa però di Fazioli sulla percussione del numero 10 Parravicini, quindi con coraggio è andato a prendersi un fallo e ora due tiri liberi per il numero 10 Parravicini che avrà la possibilità di muovere il fatturato degli squali. .24 da giocare in questo primo periodo. Paravicini che va a sbagliare. 2-5 in lunetta per la truppa piemontese. Va a realizzare il secondo, sono 14-9, dice il tabellone di Via Treves. 1-21 da giocare. Palla nelle mani di Angelo Guaccio che attende l'uscita di Fazioli, il taglio lungo la linea di fondo di Benedusi, va da Mascherpa che prende il blocco di Guaccio, prova ad attaccare, viene chiuso, palla per Guaccio che rinuncia ad andare dentro, 8 secondi, Mascherpa si muove con palla in mano, su di lui va a pendere il proprio fallo Ponzelletti. Oleggio che arriva in questo momento in bonus, quindi dal prossimo anche Pavia andrà in lunetta. Questa è solo una rimessa in zona d'attacco, se ne occupa l'ex Omegna Nicolò Benedusi. Fazioli che piazza il blocco cieco, poi va a ricevere.
via che sta facendo molta fatica, ma Scherpa che riceve, ora batte per un diretto avversario, scarica un buon pallone per la tripla aperta di Benedusi che va a realizzare il primo canestro pesante, 3 per Benedusi, 17-9. Avanti Pavia, Valentini che va a spalla canestra, ribalta un ottimo pallone per Gallazzi che mette palla per terra, ben difeso da Benedusi, Gallazzi che va a sbagliare, rimbalzo controllato da Riccardo Crespi e quindi ultimi 34 secondi con possibilità per Pavia di andare ad incrementare il fatturato offensivo. Scherpa che va a buttarsi dentro, va a prendersi il fallo e saranno tiri liberi per il go to guy Pavese. Fallo sulla Scherpa, 2 tiri liberi per Giulio. Ma Scherpa che va a realizzare il Pavese Doc, è il primo terminale della truppa di Baldiraghi con quasi 17 a partita, 2-2 per lui, sono 5 per Mascherpa, sono 10 di vantaggio per Pavia, 19-9, quindi in chiusura di primo quarto. Ponzelletti con palla in mano, l'end-off con Parravicini, si va da Gallazzi che si muove in palleggio, prende il pick and roll di Bertocchi che poi prova la rollata dentro ma non riesce a controllare il pallone di Valentini. Arriva la quarta palla persa per Oleggio, 8 secondi, Mascherpa che si prende una tripla sullo scadere, va a realizzare la classica mascherpata, classica giocata di Giulio, clamoroso campettaro, 22-9, quindi Pavia che allarga la forbice proprio in chiusura con questi 5 in fila di Giulio Mascherpa. Primo quarto che si chiude 22-9 per la Vinteras, per Pavia sono 3 di Benedusi, 8 di Mascherpa, 5 di Spatti, 4 di Annilli, 2 di Manuelli. Quanto riguarda Oleggio, 1 per Paravicini, 1 per Valentini, 2 di Gallazzi, 3 di Pilotti, 2 di Hidalgo. Quel ragazzino lì, meglio no. Grazie. Tutto qua. 3-3, sì. Primo quarto che si è chiuso con Pavia che sta viaggiando 5-12 da 2 punti, 3-4 da 3. Passa le percentuali ospiti 3-9 da 2, 0-3. La produce per 22-9. Alla fine del primo quarto. Remonti che riparte con Parravicini, Hidalgo. Scusate, Valentini, Parravicini, quindi doppio playmaker in campo con Pilotti, con Hidalgo e con il numero 18 Ponzelletti, quindi lunghi davvero atipici con Ponzelletti andrà a giocare nei pressi del canestro, chiaro che si giocherà il classico 5 fuori. Pilotti che va a fare sportellate con Guaccio, Guaccio che deve tenere in difesa contro il top scorer, Pilotti che ribalta per il taglio di Hidalgo che mette in ritmo il numero 10 Parravicini che mette la tripla, davvero positivo l'ingresso del baby Parravicini che si è preso una tripla con coraggio. Prima realizzazione pesante in bucata dagli ospiti, 22-12, c'è l'ottimo innesco di Guaccio per Mascherpa, a premiare il taglio di Mascherpa c'è il fallo. Secondo
secondo fallo. Due tiri per Mascherpa. Tiri liberi a disposizione di Giulio Mascherpa. Che va a realizzare sono 9 per Mascherpa. E va in doppia cifra il bomber pavese, 24 per chi si chiude in difesa, 12 per chi schiera in attacco. Ora cambio chiamato da Remonti, fuori Valentini, torna Gallazzi, quindi Collegio che alza lo spessore fisico del proprio quintetto. Su Pilotti prova ad andare aggressivo Angelo Guaccio, che il giovane italo-brasiliano va a spendere il proprio primo fallo. Rimessa in zona d'attacco con Hidalgo marcato da Fazioli, c'è cambio difensivo, ora cambio a 3, quindi con Pilotti accoppiato a Crespi, c'è la soluzione da due punti sbagliata da Ponzelletti, rimbalzo controllato da Angelo Guaccio, Favia che può andare in transizione, la classica finta di Mascherpa, però Parravicini rimane ben accoppiato con lui. Guaccio che proverà ad andare sulle tacche, ad attaccare Hidalgo, far valere la propria fisicità, scarica un buon pallone per Benedusi, 6 per chiudere. Guaccio costretto a forzare a 3 punti, va a sbagliare, rimbalzo però comodo controllato in attacco da Pippo Fazioli, ora Valdiraghi che chiama la L, Crespi che va a bloccare per Fazioli che si muove bene in palleggio e va ad una morbida soluzione da 2 punti. Il playmaker trevigiano, sono i primi due anche per Pippo Fazioli, 26-12, Pavia che prova a dare la spallata decisiva. Pilotti ben difeso da Guaccio che tiene il veterano, tripla aperta di Ponzelletti che va a realizzare. Secondo canestro pesante per Oleggio, 26-15, quindi 11 di vantaggio per la Vinteras. La Scherpa con palla in mano, il contatto non fischiato. Ora prova ad andare per uno scarico problematico a Scherpa. Crespi che fatica a controllare, c'è il tocco della difesa ospite, sono 9 i secondi che rimangono per andare a trovare una buona soluzione offensiva. Benedusi ad occuparsi della rimessa, Mascherpa che esce dal blocco di Crespi, si prende una soluzione da 2 punti, sbaglia. Fazioli che prova a tener vivo per rimbalzo, però viene controllato da Andrea Pilotti. Riparte Parravicini con palla nelle mani di Hidalgo. Ponzelletti che va a giocarsi un ovvio mismatch con Mascherpa. In angolo per Hidalgo che in area prova con l'extra pass, ma Gallazzi non riesce a controllare, quindi c'è la palla persa numero 4 per Oleggio. 26-15 avanti Vinteras, 7-28 per andare all'intervallo lungo. Andrea Annilli che torna sulla sedia di cambi, c'è un contatto lontano dalla palla fischiato a Ponzelletti su Angelo Guaccio, è il secondo per Ponzelletti. Rientra Parravicini, rientra scusate Bertocchi, fuori Ponzelletti, quindi torna con l'assetto a due lunghi Remonti, anche perché Pavia è tornato a schierare Andrea Nilli in luogo di Ricky Crespi. Guaccio aperto da 3 punti, viene sfidato, sbaglia e sul rimbalzo viene fischiato fallo a Fazioli, direi. Fallo Fazioli. Guaccio che ha provato a punire la scelta difensiva ospite andando a concludere a 3 punti, non propriamente la specialità dell'ex giocatore di Piacenza. Valdiraghi che prova a mischiare le carte, dentro Manuelli, fuori Mascherpa, primo riposo per Giulio Mascherpa che è uno degli staccanovisti pavesi, abituato a giocare oltre quasi 35 minuti di media in questo campionato. I primi due giocatori per minuti giocati sono proprio due pavesi, sono Nicolò Benedusi e Giulio Mascherpa che giocano praticamente 35 minuti a gara. Hidalgo supera la metà campo, marcato da Fazioli. Su Gallazzi c'è la difesa forte di Benedusi, uno specialista nel settore. Hidalgo spalle a canestro, va ad attaccare Fazioli, lavora con palleggio istituito, una finta sul perno, una conclusione avventurosa, abbastanza rocambolesca in sottomano e va a realizzare. 26-17, quindi 9 da recuperare per Oleggio.
Manuelli con palla in mano, va sotto da Iannelli che si prende una ottima linea di fondo, lo scarico per Guaccio, l'extra pass per Manuelli che con piedi a posto, assist di Guaccio, va a realizzare a tre punti. Buona circolazione di palla per Pavia che va a trovare il più 12. 6:40 da giocare, 29 per chi si difende, 17 per chi attacca. Gallazzi con il palleggio prende il blocco di Bertocchi e ora il tuffo di Nicolò Benedusi che va a recuperare, altra palla persa per Bertocchi, recupero di Benedusi, pubblico pavese che ovviamente apprezza la generosità dell'ex giocatore di Omegna. Ora Guaccio che va a giocarsi l'uno contro uno, va con la conclusione in sottomano, sbaglia, ma era un tiro che ci stava. Ora ottima la penetrazione sbagliata di Parravicini, fallo fischiato al numero 10 Parravicini, fallo subito da Andrea Iannelli che aveva controllato il rimbalzo difensivo. Cambio per Pavia, fuori Guaccio, dentro Alessandro Spatti. Sette alla lunga per la Vinteras, può ripartire, tornare a schierarsi in attacco. 29-17, 6 minuti per andare all'intervallo lungo. Fazioli in palleggio, supera la metà campo, va da Benedusi, l'uscita di Spatti, taglio lungo la linea di fondo di Manuelli, la smazzata di Iannelli però non viene compresa da Fazioli che non controlla, quindi palla persa per la Vinteras. Collegio che può ripartire, Pilotti da tre punti, spara immediatamente, sbaglia, a rimbalzo solo maglie bianche dei padroni di casa, rimbalzo controllato facilmente da Benedusi. Manuelli che va a chiamare il gioco in attacco, l'uscita di Fazioli che prende il blocco di Spatti, va a tirare da due punti, va a sbagliare ma subisce il contatto falloso. Fazioli che è entrato in partita senza timidezza, preso iniziative, va in lunetta. Ora tribunetta che fa un coro personalizzato per Nicolò Benedusi, è una bella cosa perché ricordiamo che qualche partita fa, nel momento in cui Pavia ha vissuto il momento più difficile e Benedusi sicuramente non stava giocando all'altezza delle proprie qualità, sono stati degli antipatici fischi, è un giocatore che è sicuramente generoso e che da qualche partita invece sta dando pienamente quello che ci si aspetta da lui. Fallo fischiato a Andrea Iannelli per il centro romano, è il primo fallo, due tiri liberi a disposizione di Bertocchi, giocatore che in lunetta non è propriamente uno specialista, 23% in lunetta con una meccanica di tiro davvero non particolarmente ortodossa, sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo il numero 17. 5:15 da giocare, Bertocchi che va per il secondo, sbagliato anche il secondo, Iannelli che controlla, via che può andare, Fazioli, c'è Manuelli aperto da tre punti, Fazioli che fa tutto da solo, va a realizzare. Sono 6 per Pippo Fazioli, caso sicuramente un ottimo impatto uscendo dalla panchina. 33-17 il margine dei padroni di casa, Pilotti che esce, il consegnato per Sciacchi Hidalgo, in angolo da Parravicini che prova ad andare da Pilotti, il tocco da difesa, palla ancora nelle mani di Pilotti che è piuttosto difficile da controllare, ma Pilotti fa un altro canestro di mestiere puro con queste traiettorie strane. Pilotti che chiede ai fischietti una maggiore tutela. 33-19 per il quinto punto per il top scorer del campionato, palla nelle mani di Nicolò Benedusi che prende il blocco di Iannelli, ora va al ferro, poi smazza fuori da Alessandro Spatti, in avvicinamento si va da Iannelli che si prende la linea di fondo, scarica per Spatti che va a tirare, sbaglia, rimbalzo in attacco controllato da Iannelli che piazza un blocco granitico sul quale
si stampa Pilotti e arriva la soluzione pesante per Daniele Manuelli. Ottavo punto per Manuelli, 2-2 per lui da tre punti, ma Remonti che si lamenta per il blocco di Iannilli. Si allarga la forbice, timeout chiamato dal coach ospite. Vinter avanti 36-19, andiamo a guardare quelle che sono le cifre individuali. Sono 4 di Iannilli, sono 5 di Spatti, sono 3 di Benedusi, 8 di Manuelli, 6 di Fazzioli, 10 per Mascher. Per quanto riguarda gli ospiti sono 4 di Parravicini, 2 di Gallazzi, 4 di Dalgo, 5 di Pilotti, 3 di Ponzelletti, un punto per Valentini. E su Pilotti per il momento è davvero eccellente la staffetta difensiva dei ragazzi di Pat Baldiraghi. Di 7 di margine per Pavia, che sta ruotando con efficacia. 3, 4, 12, 33, 1. Squadre che tornano sul parquet. Pilotti che proseguono il suo monologo, sta cercando ovviamente di ottenere qualcosa dai signori in grigio. Pavia che prova a mangiare qualche secondo allungando a tutti campo la propria difesa individuale. Fazzioli su Hidalgo, palla nelle mani di Bertocchi, consegna a Gallazzi. Hidalgo che andrà ad attaccare Fazzioli, poi smazza per Bertocchi, sul quale difende Iannilli. C'è il buon semigancio sinistro per Bertocchi, che va a realizzare i primi due punti della sua partita. 36-21, avanti la Vinteras. Ora Iannilli che ha posizione profonda nel cuore del pitturato, Bertocchi che spende il proprio fallo, quindi saranno due tiri liberi a disposizione di Iannilli. Fallo di Bertocchi, è il primo fallo per Bertocchi. Cambio chiamato da Remonti, fuori il numero 10 Parravicini, torna Valentini. Andrea Iannilli dalla linea dei 5-20 va a realizzare, morbida l'esecuzione del centro romano. Anche 2-2 per Andrea Iannilli, che in lunetta viaggia con il 67% in questo campionato. 38-21, avanti la Vintera, c'è la buona uscita difensiva di Benedusi che nega la ricezione a Gallazzi, palla nelle mani di Valentini che va da Pilotti. Buono l'innesco per il rimorchio di Bertocchi, ottima smazzata di Andrea Pilotti a premiare il taglio di Bertocchi che andrà in lunetta. Secondo fallo di Manuelli, ovviamente c'è una precisa scelta di Pavia, ricordate l'hack a Shaq nei momenti in cui Shaquille O'Neal dominava in NBA e quindi si decideva di mandarlo sistematicamente in lunetta. Ecco, la scelta della difesa pavese è quella evidentemente di mandare Bertocchi il più possibile in lunetta, considerate le cifre davvero modeste. Bertocchi che va a realizzare, ovviamente come sempre veniamo smentiti, ma questa è una classica regola. 1-3 per il centro ospite, 38-22 dice il tabellone in via Treves. Bertocchi tira un'altra mattonata, questa volta viene respinta dai ferri. 1-4 per lui, 38-22, Oleggio che prova ad alzare la pressione difensiva, vediamo poi che si chiuderà in individuale. Hidalgo che va a raddoppiare su Benedusi e la palla persa di Manuelli, c'è la transizione di Oleggio che è una squadra molto pericolosa. Hidalgo che va come una scheggia, poi affida a Pilotti, aperto da tre punti e va a sbagliare. Spatti controlla il rimbalzo, in realtà Hidalgo che recupera poi con il quarto passaggio dietro la schiena della sua partita, questa volta gli va bene, trova l'innesco per Bertocchi che va a realizzare. 38-24, quindi 14 di vantaggio per Pavia, e ora è ancora una volta Oleggio schierata in difesa fronte pari. 2-3, Manuelli la batte in palleggio, torna da Benedusi, va da Crespi, l'extra pass per Spatti che fa un palleggio assolutamente inutile, invece di alzarsi e andare al tiro e sbaglia. Hidalgo attacca Benedusi, ribalta per Valentini, si va da Bertocchi, marcato da Spatti che prova a contenerlo, spende un fallo, ma davvero palleggio inutile di Spatti che aveva una comoda soluzione alzandosi, anche perché è giocatore dotato di una ottima elevazione il lungo bresciano. Ora torna Mascherpa per Fazzioli, torna anche Angelo Guaccio per, crediamo, Alessandro Spatti, perché terzo fallo per Spatti, quindi
dentro Guaccio, entra Guaccio, tiri liberi a disposizione di Bertocchi. Che va a sbagliare. E va a realizzare il secondo. 1-2 per Bertocchi, 38-25. 2-12 per andare all'intervallo lungo. Palla alle mani di Mascherpa. Vediamo come Pavia andrà ad attaccare la zona fronte pari schierata da Premonti. Palla dentro per Guaccio, l'end-off con Mascherpa che va ad attaccare, si prende una soluzione da due punti, si prende la stoppata del gigantesco Bertocchi. Oleggio che recupera palla, Valentini con palla in mano, Hidalgo perso questa volta la difesa di casa, c'è il sottomano reverse sbagliato dal numero 2 ospite, Mascherpa che può ripartire, palla nelle mani di Guaccio che ribalta per Benedusi. L'extra pass per la tripla aperta di Angelo Guaccio che sbaglia. Comunque questo era un tiro con senso. Hidalgo che perde un altro pallone, davvero altra leggerezza, recuperata da Crespi. Pavia che può tornare in attacco. Ora serve una buona lettura, Mascherpa che batte Hidalgo, la finta va dentro. Scarica per la tripla di Manuelli che oggi è una sentenza. 3-3 dalla lunga per Manuelli, Pavia avanti 41-25 con canestro di Daniele Manuelli che va a scrivere il suo 11° punto, quindi è il secondo pavese che arriva in doppia cifra dopo Mascherpa. 41-25, 58 secondi per completare questo secondo periodo. Gallazzi marcato da Benedusi, sotto la Pilotti, Guaccio prova a contenerlo, costringe Pilotti a una soluzione complicata, Pilotti ovviamente la mette perché la classe non è acqua minerale. 41-27 per Andrea Pilotti, sono 7, Mascherpa col palleggio incrociato, va da Guaccio, ha aperto da 3 punti, ovviamente rinuncia questa volta al tiro, piazza il blocco, sul blocco si stampa e va a forzarlo, il numero 5 Valentini. Ed è il terzo fallo per il figlio d'arte, figlio del playmaker di Casale, ricordiamo epici duelli con il nostro Paolo Boesso qualche lustro fa. Pronto il cambio per Baldiraghi a 32 secondi, pronto sul cubo dei cambi Pippo Fazioli, Manuelli che sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo. Manuelli 1-2, 12 per lui, 42-27 il vantaggio interno. Dentro Fazioli, Manuelli che viene applaudito e guarda a guadagnare la panchina. Pavia che può allungare la difesa, Adiraghi chiede pressione a Pippo Fazioli. Palla nelle mani di Pilotti, marcato da Angelo Guaccio. Cambio difensivo ora per Pavia. Pilotti ora si trova accoppiato a Crespi. Pilotti che indietreggia palleggiando e prende il contatto falloso di Crespi e guadagna con mestiere due tiri liberi per andare ad incrementare il fatturato di Oleggio, comunque è stato contenuto. Oleggio è una squadra che viaggia con 73 punti a partita, quindi Pavia, la difesa di Pavia ha lavorato molto bene in questi primi due quarti contenendo gli squali a 29 con questo 2-2 dalla linea della carità di Andrea Pilotti. 42-29, 15 secondi da giocare, Fazioli sul raddoppio, difesa pavese, palla nelle mani di Benedusi, ovviamente Pavia vuole un tiro, 7 secondi, palla nelle mani di Mascherpa che andrà a giocarsi in uno contro uno, la soluzione in arresto tiro a due punti, sbagliata, rimbalzone di Crespi che però poi non ha energia per alzarsi e per andare a materializzare il canestro.
intervallo che arriva sul 42-29. Andiamo, prima di chiudere il collegamento, a riepilogare quelli che sono i fatturati individuali. Per la Vinteras sono 3 di Benedusi, 6 di Fazioli, 10 di Mascherpa, 5 di Spatti, 6 di Nannili, 12 di Manuelli. Per quanto riguarda Oleggio, 4 di Parravicini, 2 di Gallazzi, 4 di Dalgo, 9 di Pilotti, su quale la difesa di casa sta facendo un lavoro egregio, 6 di Bertocchi, 3 di Ponzelletti, 1 di Valentini. Dalla Parravizza è tutto, ci sentiamo dopo l'intervallo. Entro fa parte della... Di nuovo in collegamento con il Parravizza di Pavia. Tra un minuto squadre che riguadagneranno il centro del parquet. Tabellone di via Treves colpito sul 42-29. Pavia che ha gestito fin dall'inizio, partendo con buona cattiveria, partendo con buon lavoro difensivo, che sta in questo momento inaridendo le principali bocche da fuoco, ospiti. Pilotti ha trovato dei canestri di talento puro, 9 punti per lui, 3-6 complessivo dal campo, mentre su Gallazzi è stato un eccellente lavoro difensivo di Nicolò Benedusi. Gallazzi è stato silenziato a 2 punti con 1-4 complessivo dal campo. Tutto pronto per ripartire, Benedusi con i piedi a cavallo della linea di metà campo per dare il via a questo secondo tempo. Hidalgo che andrà a marcare faccia a faccia Mascherpa. Per Pavia completano il quintetto Manuelli, Spatti e Iannilli, quindi esattamente il starting five identico. Per quanto riguarda gli ospiti, Pilotti e Bertocchi i lunghi, Gallazzi con 1-3, Valentini e Hidalgo, quindi copia e incolla dei due quintetti che hanno approcciato questo match. E subito buon pallone per Mascherpa, che va a realizzare 2 punti comodi comodi appoggiando al cristallo. 44-29 con i primi punti di questo secondo tempo. Hidalgo con palla in mano, c'è cioè il cambio difensivo accoppiato a Spatti, Valentini, Pilotti, e ora Hidalgo che viene innescato e va ad appoggiare al cristallo. Difesa Pavia che si è persa un giro. Manuelli va da Iannilli, vediamo se il centro romano si giocherà l'uno contro uno con Bertocchi. Va a prendersi una gran linea di fondo, va a prendersi anche il secondo fallo di Bertocchi. Rimessa in zona d'attacco per la Vinteras Omnia. Nicolò Benedusi ad occuparsene. Spatti fuori, va a tirare, sbaglia. Rimbalzo controllato da Hidalgo, può partire la transizione, c'è il buon pallone per Gallazzi e l'extra pass che va a premiare il rimorchio poderoso di Bertocchi, che va a realizzare in avvicinamento al ferro. Sono 11 di vantaggio per Pavia, che deve ovviamente rimanere con la testa ferocemente applicata al match. Spatti aperto da 3 punti, si prende una soluzione pesante e va a realizzare primo canestro dalla lunga per Alessandro Spatti, che stava viaggiando a 2-7 da 2 punti e 1-1 da 3 punti. Gallazzi, su di lui il recupero di Benedusi. Hidalgo con palla in mano va da Bertocchi, va ad attaccare il ferro, su di lui spende il fallo Andrei Iannilli. Secondo fallo per Iannilli, 2 tiri liberi a disposizione di Bertocchi. 8 punti per il lungo, comunque il miglior marcatore insieme con Pilotti per la truppa ospite. Bertocchi che va a realizzare 3-7 per lui dalla linea della carità. 47-34. Sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo controllato da Benedusi. Pavia che può ripartire. Manuelli a chiamare il gioco pollice in attacco. L'uscita di Mascherpa che taglia a ricciolo, va in penetrazione, poi scarica per Spatti, ma c'è un fallo subito da Mascherpa in traffico. Fallo di Bertocchi ed è il terzo per il lunghissimo centro ospite.
Palla controllata da Iannilli, che apre per Benedusi, che sbaglia da due punti. C'è l'ottimo rimbalzo offensivo di Spatti, che consente a Pavia di giocare un possesso supplementare. Iannilli che lavora in avvicinamento, la gran virata, il tiro in sottomano reverso sbagliato. Ora Iannilli che rotola a terra, Oreggio che può ripartire. Tripla aperta di Pilotti, questa non è una bella notizia per Pavia. Pilotti che questa volta non punisce. Pavia graziata, Oleggio aveva la tripla del meno 10. Mascherpa, Benedusi torna da Iannilli, vediamo se andrà a giocarsi ancora una volta. Invece riapre sul perimetro per Manuelli, aperto in arco, sbaglia. Baldiraghi comunque applaude, visto che è stato sicuramente un buon tiro. Hidalgo va fino in fondo al ferro e va a sbagliare. Iannilli controlla il rimbalzo, Pavia che può ripartire. Mascherpa tiro a tre punti in transizione, sbagliato anche in questo caso, quindi serie di ferri collezionati da entrambe le squadre in questo incipit di terzo periodo. Valentini per Hidalgo, taglia molto bene il blocco Benedusi in modo da negare la ricezione a Gallazzi. Ora c'è il fallo fischiato a Manuelli, che da dietro ha spinto a Bertocchi. Non vale il canestro di Bertocchi, sono 17. Ovviamente sembrava errata la segnalazione dei due arbitri, in effetti è lato, non si tratta di tiro libero, il fallo è stato commesso prima, non certo in azione di tiro. 12 su 17. Rimessa in zona d'attacco, 13 di vantaggio per la Vintra, 6:51 da giocare in questo terzo periodo. Gallazzi che sbaglia e c'è la tapin con schiacciata bimane per Bertocchi, che zitto zitto va a mettere l'undicesimo punto, 47-36. Pavia che non deve scherzare col fuoco. Iannilli che va a attaccare Bertocchi, va a forzare, sbaglia. Mascherpa che tiene vivo il pallone. C'è cambio chiamato da Baldiraghi. Fuori Manuelli, dentro Fazioli. Cambio del 12. Esce Manuelli per Pavia, entra Fazioli. Pavia che deve uccidere la partita al più presto possibile. Uno dei difetti principali che in questa fase in cui Pavia si è comunque ripresa dal punto di vista della fluidità di gioco, dal punto di vista anche dei risultati, è stata finora l'incapacità di Mascherpa e compagni di uccidere le partite. Mascherpa con palla in mano, l'uscita di Fazioli che va a prendersi il blocco di Iannilli. Ora scarica per Spatti, aperto da tre punti, va a realizzare Alessandro Spatti, quindi seconda tripla in fila per l'ala bresciana, 50-36, 6:09 da giocare. Bertocchi il consegnato per Gallazzi, su di lui come un'ombra Benedusi. Spatti che lavora per cercare di negare la ricezione, ora la ricezione di Pilotti, c'è il fallo di Iannilli. Per Iannilli è il terzo fallo. Non ho capito su chi. Su Pilotti. Valentini va da Hidalgo, va a lavorare spalle a canestro contro Fazioli in avvicinamento, gira sul perno e va ad appoggiare morbidamente al cristallo. Buon canestro per Sciacchi Hidalgo, ottavo punto per l'atleta domenicano, 50-38, sempre 12 di vantaggio per la Vinteras. Iannilli che mette palla per terra e va ad attaccare forte Bertocchi, è il quarto per Bertocchi e Remonti è costretto a richiamare Bertocchi, tornando ad affidarsi a Pietro Ponzelletti, con Pilotti che andrà a difendere come numero 5 tattico su Iannilli. Ora va ad aggredire, va a commettere fallo, cercando di andare molto aggressivo su Iannilli. Secondo fallo per Pilotti. Tribunetta pavese che ha preso di mira Pilotti, ovviamente non gli viene perdonata la recente militanza a Vigevano.
La Scherpa che lavora in palleggio, va da Benedusi, 7 per chiudere il possesso, Benedusi attacca, scarica per Fazioli, un missile che Fazioli non può controllare, quindi palla persa. Terzo periodo che va a singhiozzo con Fatturati che si sono sensibilmente abbassati, 8-9 il parziale in questo terzo periodo di gioco. Ora c'è il fallo di sfondamento di Pilotti con subito da Iannilli che quindi va a recuperare, a subire lo sfondamento. Terzo fallo per Andrea Pilotti, ovviamente per Oleggio sarebbe drammatico. Ora arriva il probabile fallo tecnico a Remonti che sta protestando da una vita. Fallo tecnico alla panchina. Fallo tecnico all'allenatore Oleggio. Quindi tiri liberi a disposizione di Giulio Mascherpa. La Scherpa che va a fatturare a cronometro fermo. Cinque minuti di gioco in questo terzo periodo. Fazioli in palleggio prolungato, va da Spatti, ma Scherpa che tende l'uscita di Iannilli che andrà, vediamo se andrà nuovamente ad attaccare Pilotti. Smazza per Benedusi, aperto da tre punti e Benedusi va a realizzare ennesimo assist del centro romano che è un vero e proprio playmaker aggiunto per la Vinteras. 54-38, Benedusi che sta con Gallazzi, arriva là molto vicino alla palla persa Gallazzi, c'è il recupero di Pavia di Fazioli, Pavia che può andare in transizione, ma Scherpa che va a forzare la penetrazione, c'è la buona posizione difensiva di Valentini. Arbitri che non vedevano l'ora di andare a fischiare questo fallo di sfondamento. Ci vorrebbe il replay, non ne siamo dotati per capire se effettivamente Valentini fosse fermo. 54-38, 4-21 da giocare. Buono il ribaltamento di Hidalgo per la tripla di Ponzelletti che sbaglia. Rimbalzo controllato da Fazioli. Ospiti che viaggiano 2-9 dalla linea dei 6-75. Brutto il passaggio di Spatti che viene intercettato e recuperato da Pilotti. Valentini che parte a tutta. Va ad innescare Hidalgo che sbaglia sul recupero difensivo di Iannini. Mascherpa con palla in angolo, ovviamente attende che i compagni si schierino. Torna fuori da Iannilli, Iannilli che ribalta per Spatti, può giocarsi uno contro uno, vediamo in avvicinamento all'età, che ribalta per Benedusi, che va ad attaccare il ferro fino in fondo, va a prendersi il contatto falloso di Valentini, buona la scelta dell'ala di Pietra Ligure. Cambio chiamato da Baldiraghi, va a prendere fiato in panca Alessandro Spatti, torna Angelo Guaccio, saranno due tiri liberi per Nicolò Benedusi, sono 4 i falli per Valentini. Realizza Nicolò Benedusi, 7 punti per lui. In questo momento il minuto di sospensione chiamato dalla panca della Mamioleggio, 56-38, quindi forbice allargata il parziale di questo terzo periodo. In questo momento sorride Pavia, 13-9 il break. Tabellini individuali dicono 8 per Benedusi, 6 per Iannilli, 6 per Fazioli, 13 per Mascherpa, 11 per Spatti, 12 per Manuelli. Quanto riguarda invece la Mamioleggio sono 4 di Parravicini, 8 di Hidalgo, 2 di Gallazzi, 9 di Pilotti, 3 di Ponzelletti, 11 per Bertocchi, 1 per Valentini.
Hidalgo va a superare la metà campo marcato da Fazioli, mentre Angelo Guaccio andrà ad occuparsi dei piloti. Ora c'è il cambio difensivo con Pilotti che ovviamente cerca di sfruttare il fisico in avvicinamento contro Mascherpa. È sanzionato un quarto fallo a Pilotti, che a giudizio dei signori in grigio arrivati dal Veneto ha usato illecitamente, ha sbracciato eccessivamente. 56-38, 3-13, quattro falli per Andrea Pilotti. Si va da Iannilli, su di lui difende Pilotti che ovviamente prova a contenere. Ora palla persa per Iannilli e fallo di Iannilli, veramente giocata al contrario. 4 per Iannilli che ora verrà cambiato dentro Riccardo Crespi. Entra Crespi. 3-0-3 da giocare. Pilotti che va in lunetta. Pilotti che sbaglia, cronometro fermo. Due errori per lui in lunetta, giocatore che appunto fin qui aveva viaggiato con il 90% a cronometro fermo. 1-2. Pilotti che arriva a quota 10. E ora va a prendersi riposo. Ora Oleggio che prova a schierare una squadra giovanissima in pressione a tutto campo. Guaccio che supera la metà campo, su lui c'è il fallo di Gallazzi. Ora saranno tiri liberi anche per Guaccio. Partita ovviamente molto spezzettata con le due squadre in bonus piuttosto precoce. Guaccio che va a mettere corto il primo tiro libero. Sempre 17 di margine per la Vinteras. Sbaglia anche il secondo. Oleggio che riesce a controllare il rimbalzo con il numero 19 Conti. Hidalgo va a attaccare, la soluzione in sottomano reverso, sbagliata. Mascherpa che prova ad accentuare le cadenze con il palleggio dietro la schiena. Va da Benedusi, Pavia deve attaccare sempre comunque con pulizia, con raziocinio. Benedusi che penetra, scarica per Crespi che deve controllare, va con il semigancio destro e va a realizzare i primi punti per Riccardo Crespi. Due per lui. 58-39. Palleggio insistito e va al ferro paravicini, gran giocata, davvero bravo questo giocatore 2001, ricordiamolo, davvero gran faccia tosta, è andato a prendersi una penetrazione centrale con gran coraggio arrivando fino al ferro. 58-41, due giri di orologio, Guaccio in avvicinamento, si prende una ottima iniziativa sulla linea di fondo. Primi due punti anche per Angelo Guaccio, 60-41, sempre ampio il margine per i padroni di casa. Benedusi che continua a lavorare con grande intensità su Gallazzi. Ponzelletti aperto da tre punti, va a sparare, a realizzare dall'arco dei 6,75. 6 per Ponzelletti, 2-4 dalla lunga distanza per l'esterno ex San Giorgese. La scherpa penetra, scarica per Fazioli, aperto in angolo. E altra tripla anche per Fazioli. 9 per Pippo Fazioli e ora c'è il tocco di Corti, quindi altra palla persa per Oleggio. Corti non è riuscito a controllare. 1:10 da giocare in questo terzo periodo in cui Pavia sta completando l'opera e sta piazzando la sgommata decisiva. Guaccio con palla in mano, ribalta un missile per Benedusi che fa un numero a controllare. Mascherpa da tre punti e va a realizzare. Sono 16 per Mascherpa e per Pavia sono 11-17 dall'arco dei 6,75, quindi prestazione balistica davvero sontuosa per la banda Baldiraghi. 66-44, Hidalgo da tre punti, va a realizzare anche lui, adesso è davvero festival del tiro pesante. Ultimi 26 secondi con Pavia che ha
palla in mano. Mascherpa congela, prende il blocco di Crespi, poi torna fuori da Benedusi. 9 per chiudere il possesso, si va nel pitturato da Crespi che va bene in virata e va ad appoggiare il cristallo. Mano educata per il lungo di Saluzzo che va a realizzare. Hidalgo si fa tutto il campo, ma c'è il fallo in attacco fischiato a numero 19 Corti, che ha piazzato un blocco irregolare. Ultimi 2 secondi, 68-47 la cifra scolpita sul tabellone qui di Via Treves alla boa di tre quarti gara. Andiamo a dare un'occhiata a quelle che sono le cifre individuali delle due squadre. Per la Vintera sono 8 di Benedusi, 4 di Crespi, 2 di Guaccio, 9 di Fazzioli, 6 di Iannilli, 16 di Mascherpa, 11 di Spatti, 12 di Manuelli, quindi fatturato offensivo davvero molto spalmato per i ragazzi di Pat Valdiraghi. Per quanto riguarda la Mami Oleggio sono invece 6 di Parravicini, 11 di Hidalgo, 2 di Gallazzi, 6 di Ponzelletti, 10 di Pilotti, 11 di Bertocchi, 1 punto per Valentini. Dopo l'esibizione delle cheerleaders, tutto pronto per ripartire. Pavia, dicevamo, cifre sontuose in arco, 65%, che è assolutamente del clamoroso, 11-17 complessivo, 11-28 da due punti, quindi un complessivo 49% dal campo. Oleggio si ferma al 44 con il 46 da 2 e il 36% da tre punti. Ovviamente Oleggio poi ha 11 palle perse, 7 le palle perse per Pavia, che sta contenendo anche questo aspetto negativo. Finora partita davvero di ottima qualità per i ragazzi di Pat Valdiraghi, che vogliono al più presto mettere le mani sulla terza vittoria consecutiva di questo campionato, sarebbe la quarta complessiva, e raggiungere quindi Oleggio a quota 8 in graduatoria. Il fuoco Pilotti da tre punti, 68-50. Oleggio che torna a schierarsi in zona fronte pari. Fazzioli che chiude il palleggio, ribalta il lato per Benedusi da tre punti, va a realizzare Nicolò Benedusi. E se c'è un modo per scoraggiare le alchimie difensive ospiti è ovviamente quello di mettere un tracciante pesante. Anche Benedusi va in doppia cifra con questa tripla, sono 11 per l'esterno di Pietraligure. Pilotti che sbaglia, rimbalzo controllato da Nicolò Benedusi. Benedusi che va da Fazzioli, dentro da Crespi che ha posizione, va a realizzare in sottomano dopo aver preso una ottima posizione interna, va a battere Bertocchi lungo la linea di fondo. Sono 6 per Riccardo Crespi, che sta mettendo minuti importanti. Paravicini che sbaglia la soluzione da tre punti, Pavia che può ripartire avanti di 23 lunghezze. 7-3, 5-0, 8-28 per andare titoli coda. Guaccio il consegnato per Mascherpa che lavora in palleggio, soluzione in arresto e tiro che non prende il ferro. Crespi che ha preso un colpo, quindi non controlla. Mascherpa è riuscito a tenere viva il pallone. Ora Guaccio che interviene e devia il che devia il pallone indirizzato a Bertocchi.
Valentini che va a giocare il pick and roll con Bertocchi. La stoppata di Crespi viene sanzionata dai signori in grigio, quindi due tiri liberi a disposizione di Bertocchi. Secondo fallo per Riccardo Crespi, centro del 97. Bertocchi in lunetta che va a sbagliare. Trotto per lui dalla linea della carità. Sbaglia anche il secondo. 30%, quindi 3-10 per lui. Comunque sopra media, visto che tira con il 23% a cronometro fermo. Collegio che rimane sempre in zona fronte pari. Benedusi in fiducia. Palla che gira sul ferro ed esce. Rimbalzo controllato da Shaq Hidalgo, accoppiato difensivamente ad Angelo Guaccio. Sul cambio difensivo in effetti c'è Mascherpa contro Pilotti. Guaccio che prova a negare la ricezione. Bertocchi che viene stoppato da Crespi, ricade con palla in mano. Quindi arriva la violazione di passi. Buona giocata difensiva per Riccardo Crespi. Collegio che alza la pressione difensiva. Guaccio che batte Hidalgo, va a scaricare per Crespi. Crespi che torna fuori da Benedusi. Guaccio aperto in angolo a tre punti, va a realizzare con l'ausilio del ferro Angelo Guaccio, che scuote la testa. 5 per lui. Ora va a deviare un tentativo di alto basso tra Bertocchi e Pilotti. 26 di vantaggio per Pavia. Guaccio che va da Benedusi, 7 minuti per chiudere, 76-50. E c'è il blocco irregolare di Riccardo Crespi, quindi fallo in attacco di Crespi su Valentini. Quindi palla recuperata da Oleggio. Palla persa per Pavia, 6-59. Valentini che riparte. Bertocchi molto fuori. Va da Parravicini. Si va sotto da Pilotti. Guaccio che prova ad andare a difendere in anticipo. Commette fallo. Fallo di Angelo Guaccio su Pilotti. Fallo di Guaccio. Per Guaccio è il secondo fallo. Ma davvero Pilotti oggi è stato l'osservato speciale. Chiaro che in una squadra come Oleggio è anche piuttosto facile andare a battezzare difensivamente. Chiaro che i pericoli numero uno sono Pilotti e Gallazzi, e la difesa pavese si è davvero concentrata su questi due punti di riferimento offensivo. Parravicini va fino in fondo, 76-52. Deviato il passaggio di Guaccio per Benedusi. Benedusi che invita i giovani compagni a mantenere la calma. Ovviamente manca ancora un'eternità, 6-33 da andare a bruciare prima dei titoli di coda. Manuelli va da Guaccio, ribalta per Fazioli, tripla con piedi a posto. E il playmaker trevigiano va a quota 12, 2 su 2 per lui dall'arco dei 6-75. Davvero fatturato extra lusso questa sera per Pavia. 79-52. Hidalgo con spazio e tempo, sbaglia da tre punti, rimbalzo controllato da Fazioli. Pronto sul cubo dei cambi Alessandro Spatti. Fazioli in palleggio prolungato, l'uscita di Manuelli che prende il blocco di Crespi, aperto da tre punti, va da Guaccio, torna da Manuelli, 7 secondi per chiudere. Manuelli che ribalta il lato per Fazioli, Fazioli ha qualche problema nel controllo e calpesta la linea di fondo. È stato un brutto passaggio di uscita di Manuelli. Fazioli ha fatto quel che ha potuto. Minuto di sospensione. ...5.44 per bruciare questo ultimo periodo. Nuovamente in campo le mini cheerleaders pavesi. Andiamo a dare un'occhiata al tabellino. Ovviamente è un bel vedere per quanto riguarda la Vinteras, visto che abbiamo 4 giocatori in doppia cifra. Sono 11 di Benedusi, 12 di Manuelli, 11 per Spatti, 16 per Mascherpa. Completano il quadro poi 5 di Guaccio, 6 di Crespi, 6 di Iannelli. Per quanto riguarda invece la Mami Oleggio, 11 di Bertocchi, un punto per Valentini, 13 Pilotti, 11 di Hidalgo, 8 di Parravicini, 2 di Gallazzi, 6 di Ponzelletti.
Abbiamo parlato in precedenza del clamoroso 13-17 dalla lunga della truppa pavese. È chiaro che è stata una giornata di particolare ispirazione, è chiaro anche che Pavia ha trovato da qualche partita una buona fluidità, una buona circolazione e sicuramente anche nelle partite precedenti ha prodotto una messe di tiri piedi per terra, di tiri aperti, ha avuto in molte circostanze il peccato di non convertirli. Ecco, questa sera possiamo dire che si è ripresa il tutto con gli interessi. Tripla di Parravicini che va a mettere 11 per Parravicini, quindi anche il giocatore del 2001 che va in doppia cifra in questo match. 79, infrazione di campo, brutto passaggio di Manuelli. Venedusica controllato a cavallo della linea di metà campo. Pilotti va a accomodarsi in panchina. 79-55, non so quanto ovviamente Oleggio possa ancora credere di rientrare in questo match. Ultimi 5 minuti di gioco. Valentini, l'uscita di Hidalgo su quale lavora Venedusi. Parravicini, anzi il passaggio lob per il lungo Bertocchi. Scadono i 24 secondi, Pavia che può ripartire. Dopo la palla persa di Bertocchi, Manuelli per Crespi, il passaggio per Fazioli, lavora in palleggio, palleggio che prova ad andare più aggressiva a uomo, anche se ci pare di dire che sia un filino tardi. Manuelli che è costretto a forzare da due punti, sbaglia, Spatti tiene vivo il pallone, c'è il possesso addizionale per Pavia. Manuelli per Benedusi che ovviamente invita i suoi alla calma. Palla che torna nelle mani di Manuelli che attacca col suo classico movimento in penetrazione, si prende una stoppata di Ponzelletti, quindi rimessa in zona d'attacco con 3 secondi per chiudere il possesso. ...79-55, 4-25, Crespi riceve, va al ferro e va a realizzare. Bene Crespi, tra l'altro sta avendo un minutaggio corposo e con Iannelli che può mettere minuti preziosi. Crespi, Iannelli che può ovviamente rifiatare. 8 per Riccardo Crespi. 81-55, 4 minuti ancora da giocare qui al Parravizza in questa decima di campionato. Hidalgo con la virata va al cristallo ad appoggiare, sbaglia. Rimbalzo controllato da Crespi. Benedusi che non ha nessun tipo di fretta, va a prendersi il pick and roll centrale di Crespi, si prende una soluzione da due con probabile contatto che non viene sanzionato. Benedusi ovviamente guarda gli arbitri, li lasciano correre. Ora c'è il contropiede primario che Parravicini va a chiudere, sono 13 per Parravicini sull'assist di Shaquille Hidalgo. 81-57, ora c'è il fallo che Valentini va a spendere, sono 5 falli per Valentini. Entra il numero 8, un altro dei tanti baby in roster a Oleggio, entra il numero 8 Barcarolo, torna sul parquet Corti. Cambio anche per Baldiraghi, fuori Manuelli in non perfette condizioni fisiche, ma comunque ha giocato una partita di grandissima qualità, mettendo 3 triple di grande importanza per scavare il solco decisivo, punendo con puntualità sui ribaltamenti. Venedusi ad occuparsi delle operazioni di ripresa del gioco, 3:26 alla sirena, 81-57, l'ampio margine per i padroni di casa. Spatti che va da Mascherpa, Mascherpa che con un passaggio skip va da Benedusi, Benedusi penetra, scarica per Mascherpa, dietro la schiena per Spatti, 5 secondi per chiudere l'azione, Spatti in jumper sbaglia, rimbalzo che non viene controllato da Crespi, Parravicini che si fa a tutta velocità il campo, sbaglia in percussione, rimbalzo controllato in percussione da Mascherpa e Crespi, cronometro che corre inesorabilmente, 2:54 per andare alla sirena. Fazioli per Benedusi, Fazioli che prova ad andare dentro da Crespi, su di lui c'è il fallo di Bertocchi e il quinto fallo anche per Bertocchi, sono anzi è rimessa in zona d'attacco visto che Oleggio non è in bonus. E ora minuti anche per Tommaso Fisigalli,
esce tra gli applausi Nicolo da Benedusi, dentro Tommaso Fisigalli. Fazioli, Mascherpa, ovviamente si cercherà di far segnare a tutti i costi Fisigalli per godersi poi le paste in spogliatoio. Buon movimento di Crespi che però sbaglia il semigancio, ma Spatti controlla il rimbalzo, assist e anche Crespi va in doppia cifra, quindi sono 10 per Crespi. 83-57, Barcarolo per Ponzelletti in avvicinamento. Carica un buon pallone per Corti che prende la stoppata di Crespi. Mascherpa che può ripartire. Spatti per Mascherpa. Fisigalli, Fazioli da tre punti, sbaglia, rimbalzo in attacco di Crespi che ovviamente sta facendo la voce grossa, imponendo tutta la propria stazza. .59 per archiviare la quarta vittoria in campionato per la Vintera. Si prepara anche l'altro under, cioè Stefano Vai, quindi esordio in Serie B anche per lui. Mascherpa da 8 metri va a sparare, sbaglia, rimbalzo di Corti e Paravicini che si fa tutto il campo e va a realizzare. Cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Fazioli e dentro il numero 2 Stefano Vai. Grandi applausi per il numero 33 di casa, Pippo Fazioli, che ha giocato un'altra buonissima partita dopo quella già molto convincente a Domodossola. Mascherpa con palla in mano, ovviamente si cercherà di giocare per facilitare un tiro dei due baby in campo. Mascherpa invece va fino in fondo ad attaccare il ferro, va a realizzare e subisce il fallo. Sono 18 per Mascherpa con possibilità di completare il gioco da 2+1. Battibecco fra Mascherpa e Pilotti. Mascherpa che è andato a chiarirsi con Pilotti. Forbice che non giustifica nessun tipo di nervosismo. 86-59 con il 2+1 firmato da Mascherpa che arriva a quota 19. Ponzelletti che va da due punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Crespi. Fisigalli aperto da tre punti, va per realizzare, sbaglia, palla che si incastra nell'anello, quindi niente paste per il momento. Freccia del possesso che premia Pavia, quindi rimane in attacco. Vai che restituisce a Mascherpa. Fisigalli che va ad aprirsi in angolo, ora la palla persa però di Mascherpa a 47 secondi dalla fine. Recupero del numero 55 Franchini, davvero tantissima gioventù in questo finale di partita. Carlo che penetra, chiude il palleggio, va da Corti che prende la linea di fondo. Il fallo di Riccardo Crespi sul numero 19 Corti, quindi due tiri liberi per Corti. Corti che sbaglia.
0-2 per Crespi, rimbalzo controllato da Spatti. Mascherpa in palleggio, vai che non tira. Vediamo se ora la penetrazione, si prende il tiro a tre punti, Spatti lo sbaglia e c'è il quinto fallo di Crespi, che non controlla il fisico e va a spingere involontariamente il numero 10 Parravicini, quindi quinto per Riccardo Crespi. Fuori Crespi, applausi anche per Riccardo Crespi che chiede con 10 punti e 9 rimbalzi, quindi a un passo dalla doppia doppia il giocatore del 97. Parravicini che va a realizzare 86 a 61. Palle in mano di Stefano Vai che supera la metà campo, scarica per Visigalli, fuori per Spatti, ora vediamo se Vai si apre in angolo per scagliare una tripla, eccola che arriva, sbaglia anche Vai, quindi niente paste anche per lui. Vediamo se sarà una terza chance, va Visigalli e arriva la realizzazione dell'under pavese, paste per lui martedì, finisce qui 89 Vinteras 61 Oleggio, quindi larga vittoria per la Vinteras, è la quarta in questo campionato, partita molto convincente che Pavia ha approcciato con il piede giusto e che ha messo in cassaforte nel terzo periodo, assestando la spallata decisiva. Ora speriamo che ci sia un chiarimento al centro del campo tra le due squadre. Andiamo a recuperare quelle che sono le cifre individuali. Per la Vinteras sono 6 giocatori in doppia cifra, sono 3 di Visigalli, 19 di Mascherpa, 11 di Spatti, 5 di Guaccio, 6 di Annilli, 11 di Benedusi, 12 di Fazioli, 10 di Crespi, 12 di Manuelli. Per quanto riguarda la Mami Oleggio sono 6 di Ponzelletti, 17 di Parravicini, 13 di Pilotti, 2 di Gallazzi, 11 di Hidalgo, 1 di Valentini, 11 di Bertocchi. Dal Palalavizza la più cordiale buona serata da Paolo Rappoccio a tutti gli amanti della palla spicchi, vi diamo appuntamento al prossimo impegno interno per Pavia che viaggerà la domenica prossima a Borgosesia e poi domenica 16 match casalingo contro Empoli.